Allora, il nostro video oggi è dedicato a approfondire che cos'è un'emozione, perché le proviamo e che ce ne dobbiamo fare. Parliamo insomma dell'importanza di capirle meglio e eventualmente esprimerle senza mettere a rischio noi stessi e le nostre relazioni. Allora, intanto io vorrei partire facendo una domanda, ma qual è la tua emozione preferita in questo periodo di ritiro obbligato? La mia, per esempio, è la paura. La paura, l'ansia, diciamo che è una paura che ha molti oggetti diversi tra loro. Per esempio, ho paura di ammalarmi, ho timore per la salute delle persone che amo, per la mia famiglia, per i miei amici. Sono parecchio in ansia perché il lavoro è molto diminuito e d'altra parte sono anche curiosa di approfondire tutta una serie di temi, di libri che avevo comprato e messo da parte. Insomma, sono curiosa di esplorare un pochino argomenti che mi interessano parecchio, ma che per il lavoro finora piuttosto abbondante, stavo trascurando. Un'altra mia emozione è la soddisfazione, la gioia, il piacere delle videochiamate che io faccio con la mia famiglia almeno una volta al giorno e il sollievo perché vedo e ho conferma che stanno bene, che non hanno problemi di salute. Altra emozione, per esempio, è il piacere, il gusto del provare ricette nuove, a volte la frustrazione e il fastidio di vedere che i risultati non sono come quelli che vedo online. Ho fatto solo un esempio di quelle che sono alcune delle mie emozioni di questo periodo. In effetti, se ci pensate, sono emozioni molto diverse tra loro. Allora, io vorrei partire con una definizione intanto di che cos'è un'emozione e faccio riferimento alla Treccani, quindi siamo fuori da qualsiasi ambito specialistico per ora. Allora, la Treccani definisce l'emozione come un processo interiore suscitato da un evento, stimolo, che è rilevante per la persona. Questo processo interiore è caratterizzato da elementi diversi, da esperienze soggettive, piacere e dispiacere, aggiungo io, da cambiamenti fisiologici. Di fatto ci sono delle risposte automatiche del nostro sistema nervoso autonomo, ci sono delle reazioni ormonali, e poi ci sono dei comportamenti espressivi, cioè ogni emozione è caratterizzata da una specifica postura, specifici movimenti del corpo, e emissioni vocali, intese come componente soprattutto paraverbale, quindi il timbro, il tono, il ritmo della voce, eccetera. Allora, per esempio, tanto per rimanere sulla mia personale paura di ammalarmi, questa, si manifesta, per esempio, con un immediato senso di costrizione, di tensione che io avverto a livello corporeo, che si manifesta anche a livello dello stomaco, e con un'accelerazione del battito cardiaco, poi con l'immagine di me che sto malata in ospedale, vabbè, tralascio se no mi emoziono troppo, e di fatto poi c'è anche una componente espressiva che si manifesta soprattutto quando sono fuori casa, per esempio, vado a fare la spesa, guanti, mascherina, distanza più che adeguata da altre persone che fanno la spesa assieme a me nel supermercato, e questi sono comportamenti espressivi. Sicuramente ho uno sguardo enormemente serio, a tratti mi acciglio perché devo fare la faccia cattiva, eccetera. Allora, le emozioni ci servono. Le emozioni svolgono una funzione fondamentale rispetto al nostro essere nel mondo. Per
cui è fondamentale dedicargli attenzione e arrivare a comprenderle, perché possiamo usarle in una maniera più sana e produttiva rispetto ad alcuni comportamenti e scelte che a volte ci ritroviamo a fare. Allora, noi spesso le categorizziamo in emozioni positive ed emozioni negative. Di per sé in realtà le emozioni sono tutte buone, tutte valide, servono tutte. E come dice Robert Wright in un libro che sto leggendo in questo periodo che si chiama Perché il buddismo fa bene, lui ragiona molto, riflette molto sui pensieri e le emozioni e poi i comportamenti. Lui dice, è uno psicologo evoluzionista, che la funzione essenziale, originaria delle sensazioni positive e negative aveva a che fare con l'indurre gli esseri viventi a avvicinarsi o allontanarsi da elementi benefici o nocivi. Quindi aveva una funzione fondamentale per la sopravvivenza. Allora, le emozioni di fatto svolgono più funzioni. In particolare possiamo individuarne tre. Le emozioni esercitano più funzioni. Tre sono. Uno, ci preparano all'azione, soprattutto di fronte alle emergenze. Quindi svolgono una funzione che è di tipo reattivo. Due, hanno la funzione di comunicare con gli altri, cioè di fatto il nostro emozionarci parla agli altri, li informa di qualcosa. 3. Svolgono una funzione importante di comunicazione verso noi stessi. Le emozioni potrebbero essere il modo che noi abbiamo per scoprire e capire in modo più consapevole come stiamo rispetto a una situazione esterna, per esempio. Allora, l'emozione però per svolgere questa funzione di bussola non ha necessariamente bisogno della nostra consapevolezza, quindi non le decidiamo razionalmente, anche se poi la razionalità c'entra. Allora, mi sembra interessante raccontarvi soprattutto tra le tante teorie delle emozioni quella proposta da Jak Panksepp, uno psicobiologo e un neuroscienziato che in anni recenti ha studiato i meccanismi neurali delle emozioni. Ebbene, lui ha svolto moltissima ricerca e riportando una grande quantità di dati sulla localizzazione, sulla funzione, sulle conseguenze di sette circuiti emozionali di base. Questi sette circuiti sono situati nelle zone filogeneticamente più antiche del nostro cervello, che si sono evolute e selezionate nel corso di milioni di anni, permettendo la sopravvivenza dell'uomo, ma non solo della specie umana, anche di altre specie animali. Quindi è qualcosa che condividiamo anche con altri animali. Queste emozioni definiscono sette bisogni di base che sentiamo in maniera irriflessiva, che arrivano dal basso in qualche modo, dal corpo, e sui quali poi però noi costruiamo la nostra vita mentale consapevole. Quali sono? Allora, il primo è quello della ricerca, del desiderio, dell'esplorazione, dell'apertura al mondo ed è legato alla dopamina. Il secondo è il sistema della rabbia, della dominanza. È legato al testosterone e alla serotonina. Poi c'è il sistema della paura, dell'ansia, è legato al cortisolo. Il quarto è il sistema della sessualità, del desiderio, legato agli ormoni sessuali. Il quinto è il sistema della cura, dell'accudimento, dell'amorevolezza, è legato all'ossitocina. Il sesto è il sistema del dolore, del panico, della solitudine affettiva. Il settimo
è il sistema del gioco, del divertimento, della gioia, legati alla dopamina e all'endorfina. Ognuno, quindi, di questi sette neurocircuiti si associa ad un sistema specifico di funzioni e di comportamenti istintivi, emotivi, cognitivi ed è mediato da ormoni o neurotrasmettitori. Allora potremmo anche pensare, vabbè, ma se i sistemi sono neurali, riguardano le zone meno, diciamo, evolute del nostro cervello, allora sono istintivi, non ci possiamo fare niente. No, non è così che possiamo pensare. Non dobbiamo pensare che allora non c'è niente da fare rispetto al nostro sentire, tutt'altro. Panksepp dice come questi processi primari siano regolati da processi secondari di apprendimento e di memoria emotiva del sistema limbico e sono modulati dai processi terziari cognitivi delle aree neocorticali cerebrali superiori. Allora, questo vuol dire che tutti i sistemi, incluso il gioco, sono localizzati sì nelle aree sottocorticali, ma la neocorteccia serve, è imprescindibile per arrivare alla modulazione. Allora, una domanda che per esempio ci possiamo fare è: ho un sistema emotivo preferito in generale e in questo periodo di ritiro sociale? Di chiusura, di distanziamento. Qual è il sistema emotivo che io sento che si attiva maggiormente? Allora ricordiamoci, le emozioni di Panksepp sono sette. Tutte hanno un significato specifico in termini evolutivi e corrispondono in qualche modo a una parte fisica del cervello. Quindi sono la ricerca, la voglia di fare, la paura, la rabbia, l'emozione sessuale, la cura, la solitudine e il gioco. La loro elaborazione cognitiva poi di fatto porta allo sviluppo di moltissime altre emozioni che sono secondarie. Allora il coraggio, l'invidia, la colpa, la vergogna e metteteci tutte le altre che vi vengono in mente. Che cosa fare con le emozioni allora? Probabilmente questo ritiro obbligato ci offre una grande opportunità, quella di poter far più caso a quello che sentiamo dentro, perché abbiamo più tempo, il tempo è dilatato. E allora possiamo cominciare a farci più attenzione. Ricordiamoci una cosa che dice Anthony Robbins, che le emozioni in qualche modo sono dei segnali che contengono un messaggio proveniente da un aspetto della nostra vita che richiede la nostra attenzione. E allora può essere un modo di divertirci a leggere quello che stiamo sentendo. Sicuramente l'abilità da coltivare è il saper gestire le emozioni, che di per sé è un'abilità complessa, che parte dalla capacità di sentire le emozioni e di riconoscere le emozioni, sia in noi che però anche negli altri. E per riconoscerle occorre prima di tutto accettare che esse esistono e che sono quello che sono e se appaiono va bene così. Wright, quello di cui vi dicevo prima, lo psicologo evoluzionista, dice che forse se noi accettassimo l'apparire e lo svanire delle emozioni come parte della vita, semplicemente così, forse già cominceremmo a stare meglio. Accettarle non vuol dire poi però agire in modo impulsivo. Accettarle vuol dire intanto vederle, considerarle. L'autoregolazione emotiva è una competenza molto ricca di sfaccettature. Intanto per cominciare a prenderci cura di noi nelle nostre emozioni possiamo fare attenzione, quindi diventare consapevoli di quali sono le nostre emozioni e di come eventualmente influenzano il nostro comportamento. E poi possiamo cominciare a valutare come rispondere alle emozioni, scegliendo dei modi che possono essere più appropriati di quelli semplicemente impulsivi, reattivi, quelli del momento.
Chiudo questo video come ho chiuso il precedente, quello sulla emergenza, ricordandovi che le emozioni possono anche arrivare in certi momenti a travolgerci, possono far male a noi e agli altri, non perché siano cattive, ma perché in alcuni momenti la nostra capacità di gestirle, non è tanto efficace. Allora, se ce ne accorgiamo, possiamo chiedere aiuto. Chiedete aiuto a dei professionisti, sul sito della vostra regione, ci sono anche riferimenti del pronto soccorso psicologico gratuito che molte regioni hanno messo in campo. Se non dovesse esserci, fate riferimento all'ordine degli psicologi per trovare un professionista che possa rispondere alla vostra esigenza. Aiutatevi. Il compito per casa di oggi sarà per almeno una settimana, ogni giorno fate caso, fate l'elenco delle vostre emozioni, quali sono le emozioni che colorano la vostra giornata. Scoprite magari anche che cosa vi stanno dicendo. Alla prossima!